tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. L'Epifania, tutte le feste porta via. Cosa le mancherà di queste festività e cosa è contento invece di lasciarsi alle spalle? Ma queste festività sono più o meno state come quelle degli altri anni. Così, senza lode, senza infamie. Sempre la solita routine. Sì, sì, niente, sempre la solita routine. Cosa vuole? Qui non c'è niente di aspettarci che venga la manna dal cielo. L'Epifania la festeggerà oggi? No, no, io non ci tengo queste cose. No, sì, per me è un giorno come tanti altri. Quindi lasciarsi alle spalle le feste non le dispiace più di tanto, perché tanto è sempre la stessa cosa. No, sì, sono le solite litanie. E si spinge, compra qui, compra là, materialista, consumistico. Poi magari per qualcuno va anche bene. Io sono di più per essere, magari non dico tanti anni fa, perché io non sono vecchio, però per essere un pochino più spirituale. Ma ormai, ciao. Si è persa un po' la spiritualità. Le piace invece festeggiare l'ultimo dell'anno, il Capodanno? Beh, il Capodanno già non è una festa religiosa, è una cosa così più mondana. Ma sì, certo che mi piace, perché no? E chi non vuole stare un po' in compagnia e vivere un po' di allegria, ci vuole pure. Fa sempre piacere. Insomma, cosa fare? Non si può mica vivere sempre lì, ammuffiti davanti alla televisione. Io quello che ho potuto l'ho fatto. Sono andato in compagnia e mi sono passato una sera in compagnia. La famiglia, eravamo tutti insieme, è stato bellissimo. Cosa è contenta di lasciarsi alle spalle? Devo dire che è stato un anno abbastanza, cioè, difficile, quindi sono contenta di averlo lasciato andare, cioè, perché è difficile, è stato un anno molto duro. Spero che sia un anno molto positivo il 2016. Speriamolo. Qualcosa invece che proprio non sopporto delle feste, che non vede l'ora di dimenticare, perché appunto, non so, il panettone, i dolci, troppi dolci. Troppi dolci, troppo cibo, sì. Quindi è felice di tornare ad avere un'alimentazione un po' più, ecco, senza dolci. Sicuramente, sì, forse meglio, bisogna dimagrire un po'. Io penso che queste feste per bambini. C'è qualcuno che non sopporta le riunioni con i parenti, magari che si vedono solo una volta all'anno, oppure che non sopporta i troppi dolci sulla tavola? Non lo so, non posso rispondere perché io sono non italiana, sono russa, perciò vedo miei una volta all'anno. Ed è contenta di vederli durante le festività? Diciamo di sì. Qualcosa invece che le piace del Natale? L'atmosfera, la musica? Sì, certo, certo, perché anche vedo che bambini contenti, perché gente grande non penso.